Cinema Southwark World, siamo qua ancora all'IFA di Berlino, lo stand di Asus. Dopo la presentazione ufficiale si sono aperti quegli stand che avevo fatto vedere coperti. Questo è il nuovo Zenfone 2 Deluxe, un processore Intel Atom Z3580, un quad core, una possibilità di espandere la memoria fino a 128 GB, 4 GB di RAM, una fotocamera, intanto vediamo che c'è il doppio tap, stabilizzata non a livello ottico, credo sia la stessa dello Zenfone 2, purtroppo non c'è nessun tipo di specifica al riguardo, quindi non saprei dirvi, però si parla di fotocamera che sicuramente riesce a catturare molta più luce, un HDR insomma che funziona davvero molto bene, non c'è il doppio tap, forse non è stato implementato all'interno, forse non è stato abilitato, andiamo un attimino a vedere perché non si accende. Ecco, lo sblocchiamo, è la solita interfaccia di Asus che ci ha sostanzialmente fatto ricordare, insomma, la solita dello Zenfone 2, come avete potuto vedere la mia precedente recensione. Insomma, uno smartphone davvero bello. Andiamo a vedere un attimino la back cover, guardate come è tutta, diciamo, diamantata. Questi sono una sorta di squadrellati, sono tutti squadrellati, insomma, non è una back cover lineare, è davvero molto bella, però rispecchia davvero lo Zenfone 2, praticamente è quasi identico. Andiamo a vedere un attimino la camera come si comporta, qui devo dire che la luce è molto molto buona, andiamo a fare una foto a quelle cover là dietro, guardate come è precisa il cambio di ISO e anche soprattutto la foto viene davvero molto bella, andiamola a vedere un attimo, non sgrana particolarmente, mi ha parecchio stupito, va bene che qua c'è tanta luce, però devo dire che il sensore funziona davvero molto bene. Vediamo se sono state scattate altre fotografie, forse questa, guardate intanto lo smartphone come è bello, intanto andiamo avanti, queste altre foto che sono state scattate, queste sono le back cover del Zenfone 2 Gala, dello Zenfone 2 Zoom, e questo è l'altra foto, perfetto. L'esperienza è la classica di Asus, nulla di particolare, l'approver è lo stesso, con tutte le varie miriadi di applicazioni installate, in realtà praticamente forse potrebbe essere un consiglio quello dell'area Asus di limitare le applicazioni installate. Niente, dai, per questa breve preview è tutto, ve lo faccio vedere ancora un attimino, il doppio tap funziona tranquillamente, eccolo qua, e niente, vi lascio un attimino ancora le specifiche tecniche qua su questa tappettina di Zenfone. Scusate se ogni tanto non mi vengono il termine eccetera, ma qua c'è talmente tantissima gente che si fa fatica anche a recensire i prodotti. Però al Southwark World da Berlino è tutto, vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale, ciao, al prossimo video.